filo diretto con gli ascoltatori è tornato Andrea Dara, al quale diamo il bentornato appunto. Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione, parlamentare della Lega. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Andrea Dara. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandargli sms, messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Per chiamarci 0376-631709, poi ancora ricordiamo anche, salutiamo chi ci ascolta in DAB e poi ricordiamo anche le dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Allora, iniziamo subito col parlare di lavori pubblici appunto con il vice sindaco di Castiglione. Vice sindaco di Castiglione, che vorrei fare una piccola cosa, proprio conoscendolo da tutta la redazione, è un esempio che l'impegno premia, perché l'abbiamo avuto ospite che non aveva cariche, adesso è vice sindaco e onorevole, per cui sì, diciamo si è sempre impegnato da sempre. Diciamo che sì, se a volte ci si ferma e si pensa a quando si è iniziato, parlo ancora del 2002-2003, mi sono avvicinato a quello che è poi la parte più importante, perché si inizia da lì, dal comune di Castiglione delle Stiviere. Il primo approccio è stato nella consulta, mi ricordo, consulta sportiva, perché ai tempi ero più giovane, giocavo a calcio e quindi... Esatto. Ero in rappresentanza un po' del mondo sportivo, soprattutto del calcio, e poi piano piano 2007 consigliere comunale, poi 2012 consigliere provinciale, poi 2017 sono stato eletto ancora in comune, quindi vice sindaco del comune di Castiglione delle Stiviere, 2018 parlamentare, e oggi sono ancora a ricoprire questi due incarichi. Non è semplice, perché le cose, i problemi sono quotidiani, sia a livello locale, parlo del comune di Castiglione delle Stiviere, ma anche di tutta la provincia di Mantova, perché essendo anche in doppia veste parlamentare io spesso vengo qui in trasmissione e parlo di Castiglione, però vi posso assicurare che le problematiche e comunque le esigenze anche del territorio vasto come quello della provincia di Mantova, che conta più di 64 comuni, insomma c'è il suo bel da fare, quindi sì. Le relazioni e comunque il portare la voce anche degli altri comuni o comunque di tutta la provincia di Mantova nei singoli ministeri non è semplice, spesso volentieri ci si riesce, a volte si fa fatica nonostante il ruolo che ricopro, però la soddisfazione c'è quando si riesce a dare le risposte alla singola impresa o al singolo comune, che spesso e volentieri hanno difficoltà nel allacciare rapporti o avere risposte in quello che io chiamo a volte il calderone romano, perché effettivamente ci sono dei ministeri che funzionano bene, danno le risposte in modo tempestivo, altri che purtroppo bisogna proprio andare là in presenza per riuscire a dare le risposte che il territorio chiede. Certo, certamente. Oggi allora, quindi, cominciamo col parlare di Castiglione, dai, appunto. Castiglione abbiamo in corso, quest'estate è stata un'estate dove sono partiti numerosi cantieri, li ho citati più spesso, sono circa 15 milioni di risorse che metteremo a terra, parlo di progetti PNRR, dove il comune di Castiglione delle Stiviere ha partecipato e è riuscito a ottenere risorse ingenti, Palazzo Zappaglia, piuttosto che la mensa comunale che partirà a fine anno in località San Pietro, l'asilo Il Cucciolo con l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico, tutti gli appartamenti dell'edilizia residenziale pubblica, 30 appartamenti circa, dove i lavori sono quasi al photo finish, perché dovrebbero essere terminati il 31/12/2023. E poi per quanto riguarda l'avvio dei lavori, saranno proprio a breve, penso tra un mesetto, quelli del padre Costanzo Beschi, parlo delle elementari, e in più tutti gli impianti fotovoltaici su scuole e palestre con gli accumuli di batterie d'accumulo, e i lavori che stanno proseguendo ad esempio sul polo natatorio con due impianti da 130 kW. Questo è un po' i vari finanziamenti ottenuti, anche in parte sullo stabile proprio dell'ente comunale, quindi quello che è il municipio.
quindi interventi importanti che ho già citato più di una volta qui in trasmissione da voi, ma poi c'è tutto i lavori ordinari, chiamiamoli ordinari, che una volta erano straordinari, che sono le manutenzioni del territorio. Quest'estate siamo partiti con un numero importante di vie da asfaltare, è stata asfaltata via Berrettina, è stata asfaltata via delle Cave recentemente, via Bignotti, via Fontane, a breve qui tra due settimane circa, sperando che le aziende, che oggi apro una parentesi, sono molto in difficoltà perché i lavori sul campo dell'edilizia e delle manutenzioni è veramente importante, e quindi a volte le ditte si prendono degli impegni, questi impegni poi vengono ritardati da altri impegni che avevano preso in precedenza. Dovremmo riuscire ad asfaltare via Cola e un'altra parte di via Fontane, senza contare che, questo l'ho citata poche volte, che a breve inizieranno anche l'asfaltatura di circa 1,5 chilometri, 1,2 chilometri di tutta la statale, di parte della statale che attraversa Castiglione, per intenderci dalla rotatoria dell'ACI per arrivare alla rotatoria di via Gerra, tutto quel tratto di strada che è ammalorato e che richiede un investimento importante di oltre 200.000 euro. E questo è per quanto riguarda le manutenzioni stradali. Poi ci sono altre situazioni che si sono sbloccate, anzi sbloccate o si stanno sbloccando, come il famoso cantiere in via Zanardelli inerente alla chiesa di San Giuseppe, cantiere installato 2 anni fa circa, dove erano iniziati i primi lavori, poi sospesi per dei chiarimenti sollecitati dalla sovrintendenza di Mantova, e per delle quadrature, diciamo, poi tra sovrintendenza e commissione sismica del comune di Castiglione di Stiviere, alla fine si è sbloccato tutto e i lavori sono iniziati, ne hanno sospesi 2 o 3 giorni, ma devono riniziare ancora a breve, ma diciamo che sono convinto che entro 4-5 mesi anche quel cantiere possa essere terminato. E poi abbiamo il parcheggio in Castello, come ben sapete anche il parcheggio è stato terminato, ma c'erano dei problemi con i privati e anche con la sovrintendenza per avere alcuni permessi per poter salire da, diciamo, via Garibaldi, che è la via adiacente, diciamo la via laterale via Garibaldi, che è quella adiacente al Famedio. Anche qui abbiamo ricevuto tutte le autorizzazioni, tutti gli ok anche dai privati, e a breve sarà dato l'incarico per poter iniziare i lavori. E, oltre a questo, questa mattina decidiamo finalmente anche per quello che è l'impianto di illuminazione, che mancava non perché ci siamo dimenticati, ma perché, come ben sapete, dal 2021 ad oggi vi è stato un aumento importante di tutti i prezzi che erano stati preventivati a suo tempo e che il comune ha dovuto comunque in qualche modo trovare. Ma per diverse motivazioni, per questo aumento di prezzi importante, perché pari al 25% circa. Dall'altro lato, quest'estate abbiamo avuto degli imprevisti, come del resto hanno avuto diversi comuni limitrofi al comune di Castiglione di Stiviere, per quanto riguarda la grandine. Questa grandine ha comportato danni sui tetti e sulle coperture di scuole e palestre pari a 250.000 euro, e quello che avevamo stanziato per finire, come posso dire, alcune opere su Castiglione e Stiviere, finire nel senso che per adeguare i prezzi all'aumento che c'è stato, abbiamo dovuto stanziarle per questa emergenza, anche perché, se vi ricordate bene, questa grandinata era caduta nel mese fine luglio, e i primi settembre, con la riapertura dell'anno scolastico, abbiamo dovuto fare le corse per trovare innanzitutto le ditte, che non è stato semplice, e in più stanziare queste ingenti risorse per cercare di far sì che queste scuole venissero messe in sicurezza e che si potesse iniziare l'anno scolastico senza problemi. Così in parte è stato, e poi sicuramente queste risorse ci arriveranno una volta che le assicurazioni finiranno il loro iter, ma prevediamo che queste risorse possano arrivare sull'anno prossimo. Quindi, per dire che
non è stato semplice riuscire a tamponare queste situazioni. Ricordo che veniamo via da un anno, esatto, da un anno molto difficile. Lo è stato per le famiglie, lo è stato per le aziende, ma lo è stato anche per il comune, dove abbiamo dovuto stanziare molte molte più risorse per energia e gas. E quando parlo di energia e gas, parlo di energia e gas che serve per riscaldare o comunque tenere la luce accesa nelle scuole, quindi un raddoppio secco della spesa per l'ente comunale. Questo ha portato a dover fare dei tagli importanti da altre parti. Era impensabile lasciare i ragazzi a scuola al freddo o comunque senza elettricità. Senza dimenticare, mi corregga se sbaglio, che tra l'altro, se una ditta vi faceva un preventivo da 15.000 euro per fare quel lavoro, poi sono aumentati i prezzi delle materie prime e ha detto no, scusate, io devo chiedere 25.000. Cioè, a quel prezzo, ma questo è accaduto ad esempio per gli spogliatoi che non ho citato, gli spogliatoi che è l'altra opera che presto si sbloccherà. I spogliatoi si sono fermati i lavori perché la ditta aggiudicatrice di quell'appalto del 2020 o 21, adesso non mi ricordo più, era stato concordato con dei prezzi che oggi non sono più quelli. Tanto è vero che da un computo che abbiamo fatto noi, un nuovo computo, servono circa 200.000 euro, se non sbaglio, a grandi linee, in più di quelli previsti. E quindi le aziende si ritirano e bisogna rifare nuovi affidamenti, burocrazia, tempo che si perde. Però devo anche specificare una cosa, che in un anno questo comune è riuscito a mettere a terra 18 cantieri, 18 progetti in un anno, da giugno dell'anno scorso a diciamo agosto, un anno e due mesi, 18 cantieri, pari a oltre 19 milioni di euro di investimenti tra PNRR, fondi regionali e fondi comunali. Questi 18, 10 sono stati conclusi, 8 sono in corso. E quelli che vi stavo citando prima, Parcheggio del Castello, piuttosto che Chiesa di San Giuseppe o comunque gli spogliatoi a San Pietro, sono gli unici tre cantieri che hanno avuto delle difficoltà, ma le motivazioni le ho appena spiegate, che sono dovute all'aumento di prezzi dal suo tempo ad oggi. Gli altri stanno procedendo tutti bene. È una piccola percentuale in confronto a un buon risultato che comunque stiamo vedendo e stiamo perseguendo. Anche il centro cottura nuovo, no? Sì, il centro cottura partirà, anche in questo caso saranno segnati i lavori entro fine anno, e sono convinto che da questo punto di vista, visto che i prezzi comunque sono congrui, la gara è stata fatta quest'anno, sono congrui, e quindi non ci saranno problemi con alcune ditte dove non si vedono quindi i prezzi lievitati. Dicevo, ci sta su questi 4 cantieri fermi, però sono convinto che saranno sbloccati. Dicevo, 18 cantieri in un anno, ma il comune di Castiglione di Stiviere è sempre stato abituato, come uffici, come apparato tecnico, a gestire 4 cantieri in un anno. Voi capite che portare da 4 a 18 cantieri, uno può dire ma perché ne avete aperti 18? Non è che l'abbiamo deciso noi, sono tempi, modi che sono indicati da questi bandi regionali o nazionali, perché come sapete bene, soprattutto il PNR ti dice da questa data tu devi partire, devi finire entro questa data. Sarebbe piaciuto anche noi diluire in più anni tutti questi interventi, tutti questi cantieri, anche perché avremmo creato meno disagi. Ad esempio in via Zanardelli, col cantiere aperto a Palazzo Zappaglia, abbiamo dovuto togliere 7 posti auto, che in realtà li abbiamo recuperati 6 poi riformulando quello che è la segnaletica orizzontale. Però posso capire che i servizi che ci possono essere, ma non dipende da noi, noi ci adeguiamo a quello che è stato deciso in passato anche dall'Unione Europea. E poi c'è una novità che, se ho capito bene, è positiva per il comune, perché sono andate deserte, mi pare, 3 aste dell'ex OPG, adesso il comune ha il diritto di prelazione. Sì, adesso ci troveremo con la proprietà che è l'ALER per fare il passo successivo. Nella convenzione di allora abbiamo voluto proprio scrivere all'interno questa possibilità del diritto di prelazione, anche con uno scomputo o comunque una soluzione che possa vedere
di uno scambio di immobili per diventare noi anche proprietari. Però non voglio, come posso dire, aggiungere altro, perché sono in corso, degli incontri dove sarà presente anche il sindaco, e in quelle sedi cercheremo di capire che strada è opportuno percorrere. Io un'idea ce l'ho, che è la stessa che ha il sindaco e comunque il resto della maggioranza, ma a cose fatte vi relazioneremo, vi informeremo anche qui da voi in trasmissione. Dai, benissimo. Le scrivono: salve onorevole Dara, ho sentito che fate varie asfaltature, quali vie fate? Allora, come ho detto prima, verso fine di questo, no, verso metà mese o fine mese, no scusate, fine mese, dal 20 di ottobre in poi, diciamo una parte di via Fontane e via Cola, in più tutta la statale che va dalla rotatoria dell'Aci, diciamo, fino alla rotatoria di via Gera, che poi è quella che va verso Indecas, che è il tratto più trafficato di Castiglione del Stiviere, ma anche uno di quelli più ammalorati. Sono ben a conoscenza una lista di circa 22 vie che richiedono una manutenzione immediata, ma che comportano una spesa di circa 1.650.000-1.700.000 euro, che voi ben capite, come ho detto prima, con tutti questi imprevisti dovuti alla grandine, dovuti all'aumento dei prezzi anche dell'asfalto, riusciamo a fare meno vie di quelle previste. Quelle che non riusciremo a fare quest'anno, sono convinto che l'anno prossimo, quando si saranno riposizionati, mi auguro, i prezzi anche del bitume, dell'asfalto, e oggi, per farvi capire, in confronto, una volta faccio un esempio, stanziando 400.000 euro, dico delle cifre per fare il paragone a caso, con 400.000 euro facevamo 2 chilometri di strade, oggi con 400.000 euro rischi di farne uno, quindi le stesse risorse ma per fare meno strade, perché i prezzi sono aumentati. Comunque guarda che ringraziano per l'asfaltatura sull'ex statale che ha appena detto, appunto, per cui come provincia in questo caso, no? Perché ex statale no, quella lì è comunale, proprio è comunale. Quel tratto che attraversa Castiglione è comunale. Poi vabbè, in aggiunta stiamo progettando, abbiamo dato un incarico proprio in questi giorni, e anche qui ci sarà tutta la trafila della burocrazia italiana, e quindi commissione paesaggistica, sovrintendenza, per il rifacimento di piazza San Luigi, di parte di piazza San Luigi, quella più ammalorata, diciamo, quella transitata soprattutto dai veicoli, un lavoro che richiede 2 o 3 settimane di intervento, perché basta togliere le pietre, rifare il fondo e rimettere giù le pietre, e poi per un intervento nel rifacimento della piazza Agozzolina, del sagrato di Grole, e anche qualche manutenzione in piazza Godallò, perché in alcune parti sono venute via le pietre. Quindi sull'anno prossimo ci saranno anche questi interventi, ma che stiamo progettando quest'anno, perché la trafila, come dicevo prima, può durare minimo 3 o 4 mesi, se non anche 6, per avere le autorizzazioni. Poi i lavori durano pochissimo, però la parte burocratica è quella che è più impegnativa. Per andare in pausa le leggo: onorevole Dara, capisco le difficoltà economiche del comune, però piazza San Luigi e piazza Dallò fanno pena, dice. Sì, ho appena risposto, stiamo progettando e ce ne siamo, a parte le battute, ce ne siamo accorti anche noi, non è che ci sono delle priorità, c'erano delle priorità, come dicevo prima, un anno difficile un po' per tutti, tra spese di energia e gas che sono andate ai livelli, adesso diciamo che sono tornate a dei prezzi un po' più ragionevoli, anche se non sono i prezzi antecedenti a questi aumenti, però cominciamo a ragionare e siamo convinti che sull'anno prossimo possano esserci le risorse anche per fare questi interventi che il radioascoltatore ci diceva. Allora, fermiamoci un attimino con Andrea Dara, l'onorevole Andrea Dara, che ha parlato come vice sindaco di Castiglione, ma continuerà a farlo perché vedo diversi messaggi per Castiglione. Ci troviamo tra un paio di minuti. Assieme ad Andrea Dara, che è vice sindaco di Castiglione e parlamentare della Lega, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, con un mare di messaggi sia per l'onorevole che per il vice sindaco. Io leggerei magari prima quelli per il vice sindaco. Cosa pensa di fare cosa bisogna fare per sistemare il parco di via Campasso, per esempio? Chiedono questo.
sistemare il campo di Via Campasso, non so se si riferisce a dei giochi, perché non mi è stato segnalato, se si riferisce al verde, Indeca sta facendo i salti mortali per fare manutenzioni in tal senso, perché anche in questo caso voglio dirvi che come sono state tagliate risorse per quegli aumenti che dicevo ai vari assessorati, anche Indeca sono state tagliate le risorse. Oltretutto quest'anno ha piovuto di più dell'anno scorso, se vi ricordate l'anno scorso è stata una annata secca dove non cresceva proprio l'erba, neanche le siepi, niente. Ricordiamo l'immagine del Po, tanto per intenderci. Quindi ecco, ci ricordiamo in che condizioni eravamo, quindi quest'anno diciamo dovuto i tagli sono stati un po' più importanti e quindi si è fatto fatica. Quest'anno ha piovuto, sì, sì. Se si riferisce a questo, segnalerò a Indecast di intervenire al più presto. Esatto, fa bene. Ricordiamoci che nel Mantovano, nel Po, hanno trovato un carro armato, addirittura proprio era secco. Quindi, onorevole Dara, la stima molto, però non può fare tutto lei, c'è da un assessorato, dai, così lavora meglio. Lo dica al sindaco. Ecco, ditelo anche voi al sindaco. Va bene. Allora, Dara, lei è assessore all'urbanistica. Faccio presente che a Fontane, Via Verdi, da una casa stanno costruendo 10 appartamenti, palazzo senza senso. Lo so, purtroppo qui sono le normative del vecchio PGT, richiamate, vecchio PGT del 2008, ma richiamate e approvate dall'amministrazione Novellini nel 2016. Siamo bene a conoscenza del fatto che sicuramente un intervento su queste regole andrà fatto. Come ho sempre detto, in corso la variante generale del PGT, che solitamente viene fatta in teoria ogni 7 anni, poi alcune amministrazioni la fanno ogni 10. L'ultima variante anche al piano delle regole è stata fatta nel 2016, sono passati 7 anni e adesso tocca a noi come amministrazione intervenire. Vedremo di trovare delle regole per far sì che insomma queste volumetrie così importanti in lotti diciamo così piccoli non possono cadere. Lo spirito dell'amministrazione Novellini con l'assessore Leoci era, seppur condivisibile da un certo punto di vista, erano quelle di dire: utilizziamo meno suolo possibile, meno consumo di suolo nuovo possibile, cerchiamo di recuperare l'esistente dando anche delle volumetrie maggiori. Il problema è che poi in alcuni quartieri accade quello che è stato citato adesso in trasmissione, che si va poi a consumare, a utilizzare al massimo quello che gli è consentito per legge, perché noi non è che possiamo dire al privato: no, tu, seppur la legge te lo consente, tu non lo fai, perché questo ti fa causa e poi la causa la pagano, una volta persa la paga la collettività, e quindi siamo ben a conoscenza, ci metteremo mano nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Non so se è lo stesso, dice onorevole Dara, costruzione appartamenti in strada pallonata molto invasiva, la stessa identica cosa, arrivano sulla ciclabile, l'uscita del garage molto pericolosa eccetera, quindi penso sia la stessa identica cosa che dicevo prima. È una regola fatta che viene utilizzata, non gliela si può negare, sennò accadono i contenziosi, i ricorsi, poi pagano i cittadini, perché questo è quello che accade. Parcheggio in castello non è una grande soluzione, forse non è neanche utile, dica la verità. Secondo me, una volta aperta la strada di accesso da via Garibaldi e poi quella da Desenzano, una volta finiti i lavori, secondo me sarà utilizzato questo parcheggio. Ci si lamentava tanto del piazzale e delle poste 30 anni fa, che dicevano che era uno spazio enorme, non veniva utilizzato, oggi è pieno. Certo. Ci vorrà il suo tempo, si dovrà abituare, però insomma credo che e comunque ho sempre detto, e andate a trovare le dichiarazioni anche di 2 anni fa, che questo tipo di intervento del parcheggio del castello con le relative strade, io ho sempre detto che era un intervento in più lotti, in più situazioni, perché mai nessuno ci era riuscito in questi 20 o 25 anni di tutte le amministrazioni che lo avevano promesso, perché hanno promesso tutte le amministrazioni che sono passate,
diciamo noi passo dopo passo, piano piano, sapendo che dobbiamo anche condividere certe scelte con i beni culturali di Mantova, ci stiamo piano piano arrivando. Poi si può criticare, si può, ognuno può dire la sua, ma io sono convinto che piano piano riusciremo a arrivare al dunque anche qui. Allora, poi sono di Brescia, dice onorevole Dara, volevo venire ad abitare a Castiglione, ho chiesto qualche notizia in comune, mi hanno scoraggiato la maleducazione di chi ha risposto al telefono, mi spiace. Vabbè, ma pensavo che mi dicesse che non trovava appartamenti, perché il vero problema di oggi a Castiglione è che non si trovano appartamenti o abitazioni, diciamo le abitazioni nuove si trovano ma hanno dei costi, come ben detto prima, l'aumento dei prezzi molto alte. Poi a Promessopoli c'è scritto che le piazze si aprivano 5 anni fa perché quei brutti e cattivi PD non lo avevano fatto. Non ho capito, forse si riferisce ai parcheggi. Ai parcheggi, probabilmente sì. I parcheggi, come stavamo dicendo adesso, in centro storico ne abbiamo aperti una trentina, in fondo abbiamo i freni, e ce ne saranno 40 o 50 quando sarà aperto il parcheggio in Castello. Quelli all'interno delle piazze, posso dirvi chiaramente che la sovrintendenza non ci autorizzerà mai a aprirle. Allora, se vai avanti così col tuo impegno ti voterò sempre e ti farò votare anche, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Poi ancora, vediamo, valle abbandonata, dice un ascoltatore. Valle, la frazione di Valle o la Cascina Valle o la infatti non lo so, cioè, vai a capire. L'ultimo su Castiglione dovrebbe essere: vedo spesso turisti che vorrebbero visitare Duomo e palazzi ma li trovano chiusi, bisogna rivedere gli orari, dice però Duomo va bene, lì non sta a voi ovviamente, i palazzi parlerò con l'assessore Lucchetti, però insomma io quando ci sono delle visite guidate, proprio era, non so se era i giorni scorsi, ho visto un gruppo di turisti che è entrato al Collegio delle Vergini, poi è andato a visitare la Basilica di San Luigi. Mi sono fermato proprio perché ero curioso, ho visto un 25-30 persone che giravano a piedi a Castiglione, ho chiesto e erano organizzati, quello che dovevano vedere, mi hanno detto che erano riusciti a vedere tutto. Poi non è il mio assessorato, non è la mia delega, infatti. Quindi non vorrei rispondere cose su Castiglione. C'è ancora onorevole Dara, però comunque con lei possiamo espanderci e arrivare a 30.000 abitanti con innesti di nuove aziende che portano nuovi posti di lavoro. Tra l'altro sono aumentate le aziende a Castiglione, quindi... non lo so, 30.000 abitanti mi sembra un'esagerazione, però ricordo che tutto quello che stiamo facendo non è merito mio, è merito di tutti, è una squadra che ha lavorato in questi 6 anni, ci prendiamo oneri e onori, nel senso che a volte ci si prendono delle critiche, a volte ci sono dei risultati importanti che magari non vediamo subito, mi ha cercato di lavorare, soprattutto il sindaco, con un orizzonte più in là nel tempo, perché certe azioni magari alcuni cittadini non le comprendono subito, ma che posso assicurarvi che un indomani possono comunque avere un risultato importante. Se ci ricordiamo, chi è a memoria più lunga del sottoscritto, comunque ha un'anzianità più longeva del sottoscritto, può ricordarsi alcuni interventi di sindaci o visionari di 30-40 anni fa che hanno fatto degli interventi o comunque hanno dato la possibilità, ad esempio, di insediamento di alcune attività che hanno poi fatto la storia di Castiglione del Stiviere. Ripeto, comunque non è solo merito mio, è merito di tutti. Allora, io leggo due messaggi per l'onorevole che tra l'altro possono introdurci all'argomento di cui ci vuole parlare proprio come parlamentare. Uno dice: onorevole, fate abbassare benzina e soprattutto gli alimentari, non ce la facciamo. Un altro dice: onorevole, i tassi strozzano, l'inflazione vola, promesse mai mantenute, perché? Quindi... Allora, c'è da fare un po' più dall'ultimo, parliamo dai tassi. I tassi non è che li ha decisi lo Stato italiano, il governo italiano, di aumentarli a delle cifre che sono arrivate oltre il 4.5 percentuali, 4 punti e mezzo. Lo ha deciso l'Europa, lo ha deciso perché dicono che, insomma, essendoci un'inflazione così alta, bisogna aumentare i tassi. È vero questo, posso anche capirlo, ma dall'altro lato, come ha detto la radioascoltatore, ci troviamo con un aumento dei prezzi di energia, gas e di benzina che sono aumentati tantissimo, i prezzi della spesa sono aumentati tantissimo, e chi purtroppo
due o tre anni fa, o quattro anni fa, ha fatto un tasso variabile, ricordiamoci che i tassi erano praticamente vicini allo zero, diciamo all'1%, oggi con avendo fatto i tassi variabili a suo tempo, oggi si trovano a pagare una follia, non so, magari 250-300 euro in più al mese di mutuo, 150 euro in più per fare la spesa al mese, 100 euro in più di bollette, 150 euro in più di bollette, senza contare quello che è l'aumento del prezzo della benzina, che non è l'aumento delle accise, non è che lo Stato ha aumentato le accise, proprio il mercato, i produttori, i trasformatori di benzina e diesel, che hanno aumentato di gran lunga questi prezzi, nonostante il prezzo al barile del petrolio sia calato, perché anche questo è un bel dilemma. Quindi qualcuno sta speculando, quello che si può fare è stato fatto nella manovra di bilancio dell'anno scorso, che era una manovra, se non sbaglio, di 35 miliardi circa, 21 miliardi, perché dopo la gente si dimentica, 21 miliardi sono stati stanziati per famiglie e imprese per l'abbattimento delle bollette, quindi cifre molto molto importanti. Sono passati 9 mesi, 10 mesi, nessuno se ne ricorda, però posso dirvi che nonostante tutto queste risorse sono state stanziate. Su quest'anno ci saranno delle grosse difficoltà, abbiamo circa 100 miliardi di buco per quanto riguarda tutto quello che era inerente al bonus 110%, piuttosto che bonus edilizi vari, che hanno creato un buco, ripeto, più di 100 miliardi per andare a finanziare il 2,5% delle abitazioni private. Per carità, chi l'ha utilizzato, l'ha sfruttato, avrà fatto bene, perché la legge lo consentiva e non discuto questo, però questo ha generato sicuramente posti di lavoro, ma dall'altro lato ha fatto c'è stata un'impennata dei prezzi delle materie prime, già erano aumentati per colpa della guerra, piuttosto che di speculazioni varie a livello mondiale o europeo. In più, quando c'è tanta richiesta e tanta domanda, i prezzi aumentano. Quindi, oltre al danno, la beffa, questi 100 miliardi, per dirvela tutta, sono andati a aumentare ancora di più quello che è il debito pubblico italiano, perché oggi siamo a 2.800 miliardi di debito pubblico e tra rapporto debito PIL siamo al 143%, 143% a livello italiano, e la media dell'eurozona, quindi degli stati appartenenti all'Unione Europea, è del 91,2%. Quindi siamo esposti in modo importante come debito pubblico, e oltretutto con un tasso di interesse che anche lo Stato sta pagando, perché non lo pagano solo le famiglie che hanno i mutui, ma lo paga anche lo Stato, con un tasso di interesse che sta aumentando così in modo importante, sono risorse che non possiamo stanziare su altri capitoli di spesa, ma che dobbiamo dare direttamente alle banche per pagare quel debito così importante che abbiamo. Allora, lei voleva spiegare qualche cosa comunque per quanto riguarda la manovra anche. Ma no, la manovra, ci sono i messaggi, ma vorrei anche la NADEF che andremo a votare settimana prossima alla Camera dei Deputati, sarà un po' l'indirizzo di quello che sarà poi la manovra di bilancio, per spiegarla ai cittadini, perché non posso entrare troppo nel tecnico, sennò qualcuno non ci capisce più niente. Sarà un po' gli obiettivi dell'indirizzo del bilancio. Quello che faremo, quello che il ministro Giorgetti, con cui ho parlato proprio 3 settimane fa, che eravamo a una cena, il ministro Giorgetti e il ministro dell'economia, diceva che sua intenzione del governo tutto in realtà, le risorse che si stanzieranno serviranno per andare incontro alle famiglie, famiglie in difficoltà, anche per aiutarli da tutti i punti di vista, soprattutto quelli che vi ho elencato prima, gli aumenti che ci sono stati per il carrello della spesa, piuttosto che dei mutui, piuttosto che tutti i costi che può avere una famiglia, soprattutto a chi, qui parlo di natalità, perché abbiamo toccato ieri proprio la cifra negativa di record negativo di natalità in questo paese. E si cercherà di intervenire anche dando un po' più di risorse a chi comunque avrà
farà più figli. Adesso io vi ho spiegato a grandi linee in modo veloce, ma dovrei entrare nel dettaglio di ogni singolo provvedimento o idea che ha lo Stato, il governo per la manovra di bilancio, ma ci vorrebbe ancora un'oretta. Allora le chiedono: onorevole Dara, ma a Roma sanno come siamo messi noi cittadini? Adesso lei sì, però delle volte i cittadini si chiedono: ma non è che qualcuno che è in politica a Roma se da troppi decenni? Se devo essere sincero, è la domanda che spesso mi faccio anch'io con alcuni, con alcuni colleghi, indipendentemente dal partito che rappresentano, perché io ho no, adesso non è uno scherzo, però no. Diciamo una percentuale, non so, mettiamo del 20% di parlamentari, secondo me non sa quello che sta accadendo nella vita reale del paese, probabilmente perché frequentando troppo i palazzi probabilmente sono scollegati, o comunque non vivendo. Io ho la fortuna di fare anche l'amministratore locale, o comunque mi piace stare a ascoltare la gente, il piccolo imprenditore, l'artigiano, l'agricoltore, piuttosto che il pensionato o qualsiasi cittadino. Quindi io la vita reale so qual è. Altri, quando vedo che intervengono in commissione o in aula alla Camera o al Senato, mi chiedo se effettivamente siano a contatto con i cittadini. E questo è grave, grave, perché vuol dire non avere, per fortuna diciamo, è un 15-20%, perché se fossero tutti così allora ci sarebbe da porsi qualche domanda, anzi ci sarebbe da pensare altro. Bravo Dara, le scrivono anche, questo è telegrafico. Poi ancora, ieri lo sa che la Germania ha accolto integrato in 5 anni? Lei lo sa che la Germania ha accolto integrato in 5 anni 1 milione di siriani, 1 milione di ucraini, 200.000 richieste di asilo? Stefania di Montichiari. Sì, anche l'Italia in questi 5-10 anni ha accolto un sacco di persone e le ha aiutate. E questo non vuol dire però dall'altro lato che libero accesso a tutti, entri chi vuole. Io non ho mai contestato. Per me un cittadino, se arriva in Italia, che si comporta bene e gli si dà l'opportunità di trovare un posto di lavoro, io credo che non ci sia, io non ho mai ritenuto, cioè conosco tanta gente anche nel mio comune, ma anche in Italia, gente straniera che è arrivata, si è fatta sulle maniche e ha dato una mano al nostro paese, non ha mai rotto le scatole a nessuno, non ha mai creato neanche problemi, come accade spesso purtroppo ultimamente in certe grandi città. Quindi ben vengano, però non è solo la Germania, ripeto, che si è data da fare. L'Italia poi è il paese diciamo dello sbarco più importante tra l'Africa o i paesi medio orientali e l'Europa. Allora, leggo gli ultimi due messaggi. Uno dice: i tassi di interesse i cittadini li pagano due volte, primo perché li pagano gli interessi personali e poi perché pagano quelli dello Stato. Un altro dice: esatto, Salvini pensa allo stretto di Sicilia quando le autostrade come la Milano-Venezia fanno schifo. I giornali e i telegiornali parlano sempre del ponte sullo stretto, però posso rassicurarvi che, essendo in commissione trasporti e telecomunicazioni, gli investimenti che sta mettendo a terra Salvini su tanti altri fronti, che sono i raddoppi delle reti ferroviarie o comunque nuove tratte ferroviarie o autostrade, o comunque ponti sul Po, per citarvi la provincia di Mantova, a gennaio era venuto, gennaio di quest'anno è venuto a Mantova per l'annoso problema del ponte di San Benedetto, che, dove non vi erano più risorse per completare quest'opera, aveva promesso che i 10 milioni di euro li avrebbe stanziati. A luglio sono stati stanziati 10 milioni di euro, 3 milioni e mezzo dalla regione, 6 milioni e mezzo dal ministero. Ci avevano chiesto il territorio intorno a San Benedetto una norma per dimezzare i tempi, perché ci sarebbero voluti altri 6 anni per completare l'opera, con quelle norme vecchie abbiamo fatto le normative per dimezzare questi tempi. Il ponte di Ostiglia, vi faccio un esempio, è 10 o 15 anni che si parla di sto cavolo di ponte, scusate, perché poi dico cavolo perché ne ho visti tanti di progetti e di soluzioni mai arrivate. Aveva promesso che avrebbe stanziato le risorse per fare la nuova progettazione per unire il ponte ferroviario vecchio con quello che viene utilizzato oggi dei mezzi pesanti, e le risorse sono state stanziate, il progetto è stato finanziato, tra qualche mese lo verificheremo con la sovrintendenza, poi l'anno prossimo sono convinto che
bilancio permettendo, troveremo le risorse per stanziare, per finanziare questo progetto. Quindi non è solo Ponte di San Benedetto, come si sta lavorando, ma, scusa, sì, il ponte di, dello stretto, stretto, ma sta finanziando tante opere in tutta Italia. Quindi, allora, siamo in chiusura. È stato molto sintetico. Sì, ma veramente. Allora, ringraziamo tantissimo l'onorevole Andrea Dara, che anche, oltre che parlamentare, è anche vice sindaco di Castiglione. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata e buon weekend.